Buonasera amici telespettatori, buonasera, benvenuti a Speciale Paese che va. Dagli studi di ATV7 un breve cappello, consentitemelo, realizzeremo due puntate sponsorizzate dall'Unica, che è l'Unione dei Comuni Area Urbana Chieti Pescara. Dicevo, realizzeremo due puntate, la prima è quella che state vedendo, la seconda la settimana prossima. Voglio ricordarvi che andremo in onda su ATV7 per quanto riguarda il terrestre, con copertura tutto l'Abruzzo e anche oltre, e sul satellitare su UnoSat canale 862 di Sky per l'Italia, mentre per l'Europa, Africa del Nord e Arabia Saudita sarà possibile vederci in chiaro sulle frequenze 111 e 700. E quindi mando un caro saluto, un applauso a tutti i nostri corregionali che sono all'estero, ovunque possano vederci. Allora voglio salutare il pubblico presente, la nostra hostess di studio Corinne Scatena. Buonasera, buonasera. Corinne. Ciao. Salutiamo il coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla, eccoli qui, le associazioni varie appartenenti ai comuni che visiteremo questa sera. Allora, buon lavoro alla regia, allo staff tecnico, e andiamo ad iniziare, come si suol dire. Dopo aver assunto vari incarichi come consigliere provinciale, revisore dei conti, assessore, componente direttivo nazionale ANCI e del consiglio di amministrazione dell'ERSA, ed essere stato dipendente di istituti bancari dal 2003 a tutt'oggi, è il sindaco del comune di Pianella, Giorgio D'Ambrosio. Buonasera, buonasera, grazie. Sindaco, grazie per essere qui. Andiamo avanti, consegue prima la maturità classica e una laurea in medicina e chirurgia. Dall'86 al 2002 invece va in Germania presso l'università di Erlangen, spero che si pronunci così, e si va a specializzare in ginecologia e ostetricia. Nel 2004 viene eletto sindaco del comune di Bucchianico e Mario Antonio Di Paolo. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera. Anche lui, il prossimo ospite, dopo il liceo si laurea in medicina e chirurgia. Sono quasi tutti medici, abbiamo capito, i sindaci, è una combinazione, è una coincidenza. Inizia così la sua professione, prima come medico di guardia medica per 12 anni, poi nel 94 come medico di medicina generale. L'approccio con il mondo politico lo fa con i giovani della DC. Da 10 anni è il presidente della cooperativa che gestisce i servizi sociali del suo comune, ma anche dei paesi limitrofi. Nel 2004 viene eletto sindaco di Miglianico, è stato prima vice sindaco, poi sindaco nel 2004. Ve lo presento, è Dino De Marco. Buonasera. Ed andiamo avanti, è nato a Roma, terzo di 5 figli, nipote del poeta Modesto Della Porta. Dopo la maturità si iscrive ad architettura, sostenendo 27 esami su 30, ma non dispera di laurearsi. Respira sin da bambino, ha detto non si sa mai, respira sin da bambino aria politica, in quanto l'avvocato Gianni, suo padre, è stato sindaco di Francavilla per 25 anni. Nel 71 si tessera con la DC, nell'80 viene eletto assessore, facendo ripartire due importanti manifestazioni, il Carnevale d'Abruzzo e la Mostra del Fiore. Nell'85 diventa sindaco di Francavilla al Mare, bissando il successo poi nel 98 e nuovamente nel 2003. È il fondatore nel 2002 di Unica, l'Unione dei Comuni Area Urbana Chieti Pescara, è lo sponsor della trasmissione, e presidente dal 2004 di Città Slow, poi ne parleremo. È il sindaco di Francavilla al Mare, Roberto Angelucci. Sera, buonasera a tutti. Allora, il prossimo sindaco, tanto per cambiare, è laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in geriatria e gerontologia. Esercita la professione di medico nel suo paese. Dal 1980 e nel 99 viene eletto sindaco del comune di Torrevecchia Teatina. È Maurizio Mincone. Buonasera, sindaco. Marino. È il dottor Marino Mincone, ma capita nelle migliori famiglie, ecco, tutti questi nomi, io lo sapevo che prima o poi, eccola lì. Grazie, mi scusi sindaco. Non sono problemi. Allora, è nato a Rocca Rainola, in provincia di Napoli,
E prima di dirvi chi è, vorrei ricordare alcune tappe importanti della sua carriera. Nel 63 entra nell'amministrazione dell'interno, poi nel 73 si laurea in giurisprudenza, nell'83 promosso viceprefetto, nell'88 dirige la divisione per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, poi relatore e docente di procedure elettorali, autore di vari articoli specializzati nel settore. Dal 2001 è il prefetto della provincia di Chieti, è sua eccellenza il dottor Aldo Vaccaro. Buonasera. Buonasera. Allora, eccellenza, grazie per aver accettato l'invito, davvero glielo dico con molta franchezza, con il cuore, e quindi ho il piacere di chiederle qualche cosa. Io intanto, ricordando che la televisione, tra i compiti che ha quello di avvicinare i cittadini alle istituzioni e viceversa, io vorrei subito ricordare, potrebbe sembrare banale ma è meglio ricordare, quali sono le competenze tra prefetture e autonomie locali. Bene, il rapporto tra la pubblica amministrazione, il territorio, i cittadini e le autonomie locali è sostanzialmente cambiato in questi ultimi 10-20 anni. Per effetto di una trasformazione del nostro sistema giuridico caratterizzato fondamentalmente da un passaggio sempre maggiore di poteri e di funzioni agli enti locali. E di competenze anche. E di competenze sì, anche. Sì, sì. Anche se, mi lasci spezzare una lancia in favore dei sindaci, devo dire che corrispondentemente non c'è un passaggio anche di mezzi finanziari, di sì. Mezzi umani, perché i sindaci possono adempiere alle nuove funzioni che vengono attribuite. Mi sembra che siano cambiate appunto le responsabilità, quindi finanziamenti meno, ma dopo ne parleremo, lo chiederemo a loro. E dicevo che è cambiato il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il territorio e il cittadino, perché prima questo rapporto era assolutamente squilibrato in favore dell'amministrazione, che era considerato il soggetto forte di questo rapporto, e laddove il cittadino era titolare di una soggezione nei confronti della pubblica amministrazione. Tanto per fare un esempio, basta dire che anche quel certificato che il cittadino aveva diritto ad ottenere sembrava quasi che fosse una concessione da parte della pubblica amministrazione. Oggi, per effetto della legge 241, del decreto legislativo 29, delle leggi Bassanini e del decentramento amministrative, molte cose sono cambiate. Il cittadino è protagonista, non è più il soggetto passivo di questo rapporto, ma è protagonista, può intervenire nel procedimento di formazione degli atti che lo riguardano. Quindi è assolutamente un soggetto primario. Ecco, in questo contesto tutto il governo, il Ministero dell'Interno e per esso le prefetture si pongono in un modo diverso. Non è senza significato che accanto alla denominazione prefettura si sia aggiunto quello ufficio territoriale del governo. Territorio. Sì, ma territorio inteso non come una porzione fisica, certo, semplicemente, ma in quanto su questo territorio esistono dei cittadini. Quindi il Ministero dell'Interno e per esso le prefetture si vuol porre a salvaguardia, a garanzia dei diritti costituzionali che toccano al cittadino. Ma anche nei rapporti con le autonomie locali, con i signori sindaci, il confronto, il rapporto è cambiato. Non esiste più una supremazia del prefetto nei confronti, certo, nei confronti dei sindaci, se non come organi. Certo. Cioè, noi come prefettura abbiamo perso qualsiasi controllo sugli atti. Quindi, scusate, immagino che una vi dispiaccia un po', no? Eccellenza. Ma devo dire che sotto altri punti di vista controllare tutti gli atti, qui ricordo che il comune, che la provincia di Chieti ha 104 comuni, controllare gli atti di 104 comuni era un'impresa veramente, veramente ardua. Come avete accolto l'unione dei comuni, questa unione dell'unica, questi comuni che si sono associati per essere più forti, per essere più organizzati, più efficienti, per far sentire ancora di più la loro voce? L'unione fa la forza, no? Questo secondo me, dottore, è l'unica strada da perseguire. Ci sono all'interno della nostra provincia dei comuni, dei piccolissimi comuni. Ora, se
lo Stato centrale passa ai comuni tante e tante di quelle funzioni, sì, io mi domando come possono venire incontro ai bisogni, alle esigenze della gente con il personale di cui dispongono. Allora è gioco forza, unire le forze, unire, e quindi questa secondo me è la strada, unire i servizi, le unioni, i consorzi eccetera, venirsi incontro, perché diversamente per i piccoli comuni che tanto stanno a cuore, noi abbiamo avuto, mi perdoni che la digressione, due incontri con il presidente Ciampi, per due volte non ha fatto altro che parlare dei piccoli comuni, certo, e dei tesori d'arte che custodiscono, certo, e quindi ha spinto noi prefetti ad avere un occhio particolare per questi piccoli comuni. Anche perché in Abruzzo, lo posso dire con molta tranquillità, non di parte, non per campanilismo, ma ci sono degli autentici scrigni, no? Di tesori, e quindi vanno assolutamente valorizzati. Mi sono accorto di una cosa, signor prefetto, che l'Unica ha esteso l'invito a tutti i comuni d'Abruzzo, poi lo chiederemo meglio a loro, però per il momento fanno parte, hanno aderito all'Unica, all'Unione dei Comuni Area Urbana Chiati Pescara, soltanto 9. Ecco, quindi conviene, poi chiederemo come si fa ad intervenire, a sottoscrivere, perché l'Unione, come ho detto prima, fa la forza. Conviene propagandare questa iniziativa, perché ogni comune faccia conoscere i propri scrigni, come diceva, sì, lei, i propri tesori. Bene. Una valorizzazione del nostro territorio. Io la ringrazio, eccellenza, facciamo, grazie, un applauso al signor prefetto della provincia di Chieti, Aldo Vaccaro. E torniamo ai sindaci dell'Unione e dei comuni dell'area urbana Chieti Pescara, rappresentati dai rispettivi sindaci. Ed iniziamo con Pianella, il sindaco, lo ripeto, si chiama Giorgio D'Ambrosio, poi gireremo la domanda agli altri, adesso farò una domanda ponte, quindi risposta veloce la girerò un po' a tutti. Allora, è cambiato il ruolo del primo cittadino, come diceva prima il prefetto, in questi ultimi tempi? Maggiore attenzione, più responsabilità, meno finanziamenti? Giorgio D'Ambrosio. Ma sicuramente sono aumentate di molto le responsabilità e le competenze. Dall'altro, purtroppo, le risorse finanziarie negli ultimi 5 anni sono diminuite di circa il 30% da parte del Governo nazionale. Ed è un dato preoccupante, perché mette i comuni in ginocchio e mette in condizione gli amministratori di non poter programmare né poter amministrare. Certo, l'elezione diretta del sindaco ha rivoluzionato il sistema. Prima era prigioniero dei partiti, era prigioniero delle coalizioni. Oggi, con l'elezione diretta, c'è maggiore libertà di movimento, maggiore stabilità delle amministrazioni e quindi la possibilità di meglio realizzare il programma elettorale e anche di poter incidere sull'azione amministrativa del Comune, anche se i vari decreti di Bassanini hanno in parte spogliato di alcune funzioni prettamente amministrative, io dico, sì, giustamente, mettendoli in carica ai pubblici dipendenti. Sì, mi scusi signor sindaco, ma le prime ristrettezze sono arrivate anche prima dei 5 anni, eh? Qualche avvisaglia cominciava già ad, sì, arrivare, sì, io dico con sempre, qualche aumento di responsabilità. Io dico sempre che l'ingresso, sì, dell'Italia, no, tanto per dirla tutta, perché no, secondo me l'ingresso dell'Italia, sì, in Europa è avvenuto a discapito dei comuni, sostanzialmente sono coloro che hanno pagato di fatto per entrare in Europa, perché l'azzeramento o la riduzione del debito pubblico, se c'è stato, è sempre a discapito degli enti locali. Sentiamo il sindaco di Bucchianico, prego dottore. Buonasera, grazie. Sì. Personalmente non ho una lunga esperienza di tipo amministrativo, solo da 2 anni faccio l'amministratore del Comune di Bucchianico, per cui in questi 2 anni ho capito soltanto questo. È sicuramente una grossa responsabilità fare il sindaco ed è necessario adoperarsi e soprattutto fare squadra con quelli che sono gli uomini eletti dal popolo. Nello stesso momento impegnarsi anche per reperire finanze, perché veramente non ce ne sono molte. Certo, grazie. Sindaco di Miglianico. Buonasera a tutti. Indubbiamente mi associo a quello che hanno detto i colleghi sindaci. La situazione è un po' particolare, i finanziamenti sono ridotti, però credo che questo debba essere visto e letto anche come uno stimolo per noi sindaci veramente a fare gruppo, a mettere in funzione l'ingegno, perché sono sicuro che se si riesce a collaborare con il territorio, quindi qui mi riferisco anche a quello che diceva il nostro prefetto, se si riesce a collaborare con il territorio probabilmente si possono creare delle congiunture positive a favore della pubblica amministrazione. I finanziamenti sono sempre in diminuzione, è più difficile, io ho fatto 10 anni vice sindaco, erano tempi in cui arrivavano più contributi, oggi ne arrivano di meno, però
se si lavora bene si riesce ancora ad andare avanti. Quindi più responsabilità, maggiore attenzione, meno contributi, compito arduo del sindaco, e quindi è cambiato un po' anche a lei. Rivolgo a Angelucci, il sindaco di Francavilla, questa domanda. Lei che è un figlio d'arte, ha esperienza, e quindi sì. Sì, indubbiamente rimane al centro l'uomo, prima e dopo, che oggi deve metterci tanto ingegno e tanta fantasia in più, proprio perché per quello che abbiamo detto tutti. Sì, l'uomo secondo me va riportato sindaco al centro, perché purtroppo ultimamente è stato un attimo. Sì. Si deve tornare sull'uomo, no? Quindi questo è l'auspicio che io sinceramente... E sull'impegno del sindaco, che con l'elezione diretta ci mette la sua faccia volontariamente come impegno che prende, quindi nessuno ci ha obbligato a candidarci, ci siamo candidati e ci siamo impegnati. Quindi su questo, sul rapporto diretto con la gente, sulla rete con gli altri comuni e con le altre associazioni, dobbiamo trovare le giuste soddisfazioni per continuare a lavorare con serietà e serenità e trovare anche l'entusiasmo per andare avanti. Sì, mi ha fatto venire in mente una battuta, dice: chi te l'ha ordinato, il medico? Poi trattandosi di sindaci medici, proprio questa cosa non se la possono dire. Prego, sentiamo il sindaco di Torrevecchia. Io pure dico che la situazione attuale è abbastanza complessa, però nello stesso tempo dico anche una cosa, che nella complessità penso che sia una cosa giusta una riorganizzazione anche finanziaria del problema, perché molte volte ci si candidava a sindaci anche in maniera abbastanza così un po' leggera. In questo momento invece ritengo che la funzione di sindaco, così come è stato espresso dalla nuova legge elettorale e quindi dalle competenze che il sindaco stesso, avere anche una normativa di questo genere determina sicuramente una maggiore responsabilità e una maggiore consapevolezza del ruolo stesso del sindaco, che deve essere quindi il problema serio secondo me è quello adesso di trovare nei piccoli comuni chi si candida. Questo è un problema che si comincia a percepire. Certo, e la presenza del prefetto è super partes, quindi quando vuole intervenire, vuole aggiungere qualche altra cosa, prefetto, vado avanti con la trasmissione. Avanti, credo che non ci sia assolutamente nulla da aggiungere. Bene, bene, abbiamo un po' detto, abbiamo fatto un giro alla cosiddetta domanda ponte, torniamo al sindaco di Pianella e approfitto per salutare i Gonvaloni presenti qui in studio. Il suo onorato dalla presenza del vigile Vincenzo Di Leonardo, che è stato utilissimo, che è lui, ci ha condotto per le strade di Pianella e ci ha fatto fare delle riprese molto belle. Io le volevo dire, qual è il progetto che le sta più a cuore in questo momento, signor sindaco? Poi faremo vedere la scheda del suo paese. Ma quello su cui stiamo lavorando con maggiore forza è il rilancio di Pianella in termini di immagine, per far sì che diventi un polo d'attrazione. Un polo d'attrazione per esaltarne e rendere fruibile le proprie peculiarità, dai prodotti tipici al centro storico, alle riscoperte di alcune tradizioni che vanno valorizzate e sostenute, in modo da puntare Pianella, che era un paese prettamente agricolo, utilizzare l'agricoltura per un progetto anche turistico e di crescita in altri settori. Poi lo vedremo e le chiederò perché la statua di Garibaldi nel suo paese. Abbiamo preparato una scheda per meglio apprezzare le bellezze artistiche e paesaggistiche di Pianella. Prego la regia, vediamo. In epoca romana, Pianella, come tutta l'area vestina, subì il dominio di Greci, Cartaginesi ed Etruschi, probabilmente attraversata da Annibale, il quale, come la tradizione narra, fece requisire del vino con cui i cartaginesi curavano le zampe dei cavalli afflitte da piaghe. Nel Medioevo, ricordata con il nome di Plenilia, fu più volte distrutta. Dopo essere appartenuta a diversi feudatari, fu venduta a Margherita d'Austria, entrando a far parte degli stati farnesiani. Passato restano i settecenteschi palazzi De Felice e Sabucchi, la chiesa di Sant'Antonio del XVI secolo, le cappelle rionali di San Leonardo, San Salvatore e Santa Maria ad Nives,
e il grande complesso monastico dei Carmelitani. Tra gli eventi più importanti menzioniamo l'Ubongiorn, a Pasqua e lunedì in Albis, la processione del Cristo morto il Venerdì Santo, la festa di San Silvestro e l'estate cerratinese a luglio. Caro Sindaco, siamo stati il più possibile esaustivi, è rimasto soddisfatto? Un bel filmato che ha sicuramente evidenziato gli aspetti più importanti del nostro centro storico, un centro storico... Prima abbiamo parlato dell'Ubongiorno, abbiamo Remo Di Leonardo, buonasera Remo, lei rappresenta appunto un'associazione culturale molto importante, sì, che rappresenta... oltre che le tradizioni, anche il teatro dialettale, no? Sì, allora, l'associazione si chiama Gli Amici di Edoardo. Gli Amici di Edoardo. Sì, un'associazione, diciamo così, teatrale, di amici appassionati del teatro, che da 10 anni opera nel territorio, portando sia spettacoli di Edoardo. Benissimo. E poi chiaramente da quasi 10 anni anche portiamo avanti la rappresentazione storica dell'Ubongiorno. Benissimo, per il momento lasciamo un attimo l'Ubongiorno, torneremo tra poco. Io intanto vorrei con il suo ausilio commentare alcune diapositive, abbiamo mi sembra 2 o 3 diapositive che rappresentano appunto degli angoli del suo paese, di Pianella, e quindi vorremmo aggiungere qualche cosa in più che non abbiamo potuto fare con un filmato di brevissima durata. Bene. Allora iniziamo con la prima diapositiva, eccola qui, la vediamo, ecco, mi dice che cosa rappresenta questo... Allora, credo che si tratti di una zona restaurata recentemente, sì, a fianco all'asilo, al vecchio asilo Sabucchi. Qui praticamente pare ci sia stata un'industria pirotecnica. Ah. E che è successo? Che alla metà dell'Ottocento ci sia stata un'esplosione con delle vittime, che poi ha causato anche la caduta parziale del campanile della chiesa di San Leonardo, che è adiacente proprio lì. Benissimo, allora passiamo ad un'altra diapositiva. Vediamo un po' di commentare anche quest'altra immagine. Beh, questa si tratta del Palazzo, sì, De Caro, sì, un palazzo, sede del vecchio municipio. Vecchio, no? Municipio, sì, del 500, 1549, se non erro. Non, sì, sono uno storico, vabbè, è solo... Quindi, allora, andiamo, sì, avanti, abbiamo ancora un'altra immagine, abbiamo una salita, una strada particolare, ecco, su questa, beh, strada questa... si nota la processione della... lo dica lei? Anche questo proviene da un toponimo detto Torrione, in quanto qui c'è una salita, sì, che poi successivamente il popolo, sì, ha chiamato, soprattutto nella Settimana Santa, il Calvario, perché qui passa, sì, la processione del Venerdì Santo, ed è un momento molto suggestivo perché è una forte salita, certo, e così dal popolo viene chiamato un po' il, sì, Calvario. Andiamo avanti. Una casa importante, adesso le mostrerò, dove vi abitò un grande, beh, personaggio. Qui c'è il, sì, generale De Santis, sì, credo il Palazzo De Santis, un palazzo antichissimo, no, gentilizio. Dico che fu il comandante delle guardie del re, sì, no? sì. Generale, il generale De Santis. Sì, sì. È stata restaurata da un privato recentemente, ben tenuta, e quindi è un valore artistico e un orgoglio anche per Pianella, grazie anche a privati, tenere vita queste aspetti architettonici. Bene. Non mi dica che ha preparato un assaggio, un accenno sull'Ubongiorno.
Beh, io sono qui apposta. Voglio solo, se mi permette, proprio brevemente, dire la differenza. Cioè, l'ubbonciono della tradizione popolare è antichissima. Si parte, diciamo, la memoria storica non ci viene trascritta, non esiste in un documento, però lo fa risalire sicuramente ai primi anni del 600 o del 700. Una testimonianza del modo burlesco di andare in giro è scritto persino nello statuto di Pianella del 1549. Benissimo. Quindi, ecco, non è detto che il buongiorno risale a questo articolo così riportato, però la tradizione di andare burlando e facendo satira per il paese è antichissima. È un po' l'Usant'Antonio, per... È diverso, anche se si tratta anche qui, molto vuole la tradizione, di un aspetto di auspicio della nuova raccolta, come in primavera, così anche il Sant'Antonio per quanto riguarda... Lei ha bisogno di una fisarmonica di sottofondo? Sì, per, diciamo... Così, presenti il fisarmonicista. Il fisarmonicista è Francesco, anche fisarmonicista del coro. Prego. È un collega, perché oltretutto suoniamo insieme. Prego. Allora. Sì, allora. Lu buongiorno da Remo di Leonardo. È dedicato questo buongiorno a, mi permetta, due... ma lei mi permetta, sono due volte che... Vabbè. Prego, Lu buongiorno. Sì. Sì, no, facciamo no. E cateno bellupette, lassemo un buongiorno alla presentatrice di ATV7. Questa è la sala. Un altro per concludere al nostro sindaco. E capa quante magni si è buttato lu colle, lassemo un buongiorno allo sindaco di Pianolle. Remo di Leonardis, della compagnia di Edoardo di Pianella. Allora, possiamo, intanto vi ringraziamo anche per le rime e ringraziamo per il saluto alla nostra hostess, allora, che io estendo ad ATV7, l'emittente che ci ospita. Allora, torniamo adesso alla trasmissione, ai sindaci dell'Unica, a Mario Di Paolo, che è il sindaco di Bucchianico. Allora, caro sindaco, mi ha incuriosito la specializzazione in ginecologia conseguita in Germania, Erlangen. Perché, ecco, perché così lontano? Sono particolarmente specializzati lì, avanzati nelle tecniche? Sì. Sicuramente Erlangen è una delle più famose università tedesche, ma non è questo il motivo del mio viaggio in Germania. Erano gli anni in cui l'università Gino D'Annunzio aprì le porte agli stranieri e... io ebbi un grande amico, un amico tedesco, che mi inculcò, la mentalità o il modo di pensare, o mi incuriosì il mondo anglosassone, per cui decisi dopo la laurea di trascorrere un periodo in Germania e ci rimasi. Restai lì ben 9 anni. Ecco, anche a lei vorrei chiamare, intanto mi ha fugato la curiosità, e intanto chiedo a lei il progetto che le sta particolarmente a cuore, quello sul quale state lavorando in questo momento. Stiamo lavorando a più progetti. Uno in particolare è ridare a Bucchianico il giusto ruolo che merita nella provincia di Chieti. Bucchianico è uno dei paesi con densità di popolazione più elevata, ma soprattutto come territorio più grosso. Non dimentichiamo che il 70% del territorio della città di Chieti con 5.000 abitanti. Quindi ridare a Bucchianico il giusto ruolo e la giusta valorizzazione. Bucchianico è patria di personaggi famosi, illustri, di santi, ed è anche il paese dove si svolge una delle più belle feste nazionali che abbiamo. Che è appunto la festa dei Banderesi, la festa ne parleremo tra poco. Giusto. Difatti sono vive le tradizioni a Bucchianico, una in particolare appunto quella dei Banderesi, che ricorre la terza domenica di maggio. Sì. Parleremo di questa antica usanza tra poco, ma prima vediamoci la scheda che abbiamo preparato per Bucchianico, terra, aggiungo io, di Benedettini e Francescani. Vediamo. L'origine di Bucchianico è altomedievale. Le prime notizie certe risalgono al IX secolo.
Sede di insediamenti, prima benedettini e poi francescani, presenta numerosi edifici di culto degni di nota, come ad esempio la chiesa di Sant'Angelo e San Salvatore sulla piazza principale, la chiesa di San Francesco del XIII secolo, e quella del santuario di San Camillo dell'Ellis, iniziata dal santo stesso nel XVII secolo. È posta su un colle tra le valli del fiume Alento e Foro e gode di un panorama che spazia dalla Maiella all'Adriatico. Il suo territorio collinare, prevalentemente seminativo ma con significative presenze di uliveti e vigneti, è profondamente inciso da caratteristiche forme di erosione, i calanchi. La chiesa più antica del paese è Sant'Antonio, che risale al X secolo, mentre la chiesa di Sant'Urbano conserva la tipica struttura in cotto risalente al XIV secolo. Degne di nota, San Camillo alla Calcara la prima domenica di maggio, la festa dei Bandieresi la terza domenica di maggio e la festa degli Infermieri la seconda domenica di luglio. Sapranno che la passione che ha il sindaco di Bucchianico per i cavalli, l'abbiamo sorpreso, le è piaciuto questo filmato? Molto bello, con gli aspetti salienti del paese, certo. Di Bucchianico, non immaginavo che lei mi avesse portato in trasmissione, sì. Riprendendo, certo. Nella giornata non l'avevamo le vie. Certo concordata, no, la cosa. È un'immagine che ha ripreso, che ha quasi rubato il cameraman. Partecipavo Stefano. Alla realizzazione di un carro, di un tipico carro che viene trainato durante la sfilata dei Bandieresi, e quindi lei mi ha sorpreso. Allora adesso parleremo della festa dei Bandieresi, sempre molto velocemente. Allora, con Corinne ci sono due assessori, c'è Maurizio Marinelli, che appunto il maestro Marinelli, che io ringrazio per averci guidati per le strade, per i luoghi più importanti di Bucchianico. E quindi volevo chiedere intanto, parliamo prima dei Bandieresi e poi c'è l'assessore Nilo Zappacosta, buonasera assessore anche a lei. E volevo che lei spendesse due parole sulla festa dei Bandieresi. Sì, proprio due parole, sì. Difficilmente con due parole si può sintetizzare. Faccia come abbiamo fatto noi col filmato, certo. In tre minuti abbiamo raccontato una storia. Certo, innanzitutto è una grandissima festa che ha delle radici profonde, si parla di questa festa già dal 1550 e rievoca un po' l'assedio che i bucchianichesi avevano nei confronti di subivano un assedio dai chietini, che avevano delle mire espansionistiche e quindi si volevano impadronire del territorio di Bucchianico. Questa festa ha naturalmente una partecipazione diciamo quasi di tutta la popolazione ed una socializzazione unica. È una festa grandiosa, oserei dire unica in Italia, e una sfilata di tantissimi figuranti in costume che dalla campagna venivano verso il paese per resistere a questo assedio. Naturalmente con uno stratagemma riuscirono, con la ciammaichella, cioè facendo diciamo, una danza a zig zag all'interno delle mura del paese,
facevano vedere che erano in tanti, mentre effettivamente non erano in tanti, ma erano in pochi. Certo, e per la preparazione dei carri? La preparazione dei carri naturalmente è un qualche cosa che dura quasi tutto l'anno e tutte quasi la maggior parte delle contrade contribuiscono alla preparazione, diciamo, che cosa rappresentano questi carri? Rappresentano, diciamo, dei momenti salienti della vita quotidiana, sì, o della vita contadina. Anche, contadina. No? Sì, quindi il carro del pane, il carro, sì, del... il carro del pane, cioè erano tutti elementi che servivano, certo, poi per il sostentamento, per resistere a questo assedio. Il focolare domestico, quindi, sì, dice, benissimo, io la ringrazio assessore per queste puntualizzazioni. Bene. E volevo appunto parlare con l'assessore Marinelli, ecco, ci parli delle attività culturali che appunto vivono a Bucchianico. Salve, buonasera. Buonasera. Ho sempre pensato come musicista e come direttore artistico di diverse manifestazioni che la componente culturale rappresenti l'anima di una collettività. E noi a Bucchianico abbiamo, se così possiamo dire, anche questa fortuna di avere diverse realtà locali che operano sul territorio di Bucchianico, tra associazioni, amministrazione comunale e anche la società operaia che ci accomuna, anche la società operaia di Pianella. E come amministrazione comunale ormai sono 2 anni che cerchiamo di portare avanti delle iniziative culturali molto eterogenee, che spazia dalla rassegna di cori folcloristici a eventi per bambini. Mi può ricordare la data degli eventi della rassegna dei cori? La rassegna dei cori, adesso momentaneamente... Se ne inventi, ecco, mi suggeriscono il 12 agosto e quindi credo che sia anche un modo per socializzare dei momenti di scambi culturali. Poi vorrei ricordare anche delle iniziative importanti all'interno dell'Associazione Musicale Curti. Tra questi eventi spicca il concorso pianistico nazionale, che ormai è giunta alla quarta edizione, dove formazioni e scuole pianistiche diverse vengono a confrontarsi a Bucchianico, quindi molto... Grazie assessore, grazie, Marinelli. Grazie, mi faccia dire 2 cose, mi faccia salutare Tonino Di Pasquale, il presidente del coro di Bucchianico. Loro avremmo voluto noi averli ospiti e loro intervenire, ma purtroppo la cosa non è stata possibile per impegni di alcuni componenti e quindi per motivi di registrazione, quindi non possiamo fare questa cosa. E allora, comunque, salutiamo gli amici del coro di Bucchianico, speriamo di averli presto in trasmissione. Ringraziamo allora il comune di Bucchianico, applauso, andiamo avanti. Dino De Marco, sindaco di Miglianico. Allora, intanto abbiamo scoperto che i sindaci dell'Unica sono quasi tutti medici, no? Abbastanza. È un caso, è una coincidenza. Ma probabilmente, sì, sarà una coincidenza, non so. Persino il papà di Corinne, anche lui è stato eletto sindaco a Capistrello, è un medico pure lui. Ma sembra che ci sia un aumento di... Non so se è dovuto al ruolo che ricopriamo oppure al fatto che, sì, riusciamo a farci capire dalla gente, forse, certo, per questo. Forse magari sia più fiducia di un medico, perché è un medico che si occupa della salute del paziente, quindi uno, ma si auspica che si possa occupare della salute del paese. Non credo che i cittadini esprimano un consenso soltanto sul fatto che si è medici, probabilmente dietro ci sono dei percorsi che, certo, ognuno di noi ha fatto e che, certo, ci ha fatti crescere e avere una certa credibilità. Ecco, quali sono i vantaggi di appartenere all'Unione dei Sindaci dell'area urbana Chieti Pescara? Ma indubbiamente è un grandissimo vantaggio. Prima si parlava di un periodo in cui le amministrazioni soffrono di finanziamenti, soffrono nel realizzare determinati servizi in proprio, sì, quindi appartenere ad una unione, in questo caso una unione abbastanza grande, credo che sia una delle prime unioni per estensione di territorio e di abitanti in campo nazionale, ci permette di poter avere la possibilità di gestire alcuni servizi in unione, quindi risparmiare indubbiamente e poter soprattutto erogare appunto questi servizi in modo uniforme su tutto il territorio senza penalizzare molto le nostre cittadinanze. In un mondo in cui il ruolo dell'associazionismo, della cooperazione è diventato ormai fondamentale,
Vorrei che mi parlasse della cooperativa di cui lei è presidente, che gestisce i servizi sociali, non solo di Miglianico ma anche dei paesi lì. Allora, c'è una puntualizzazione da fare. Sì, direttore, io sono stato presidente di questa cooperativa per tantissimi anni, poi ho abbandonato nel momento in cui ho avuto l'incarico istituzionale, e quindi attualmente saluto l'attuale presidente. È una cooperativa che tuttora esiste, che però è... sa come funziona. Quindi diciamo che la mia conoscenza della macchina amministrativa è iniziata come presidente di cooperativa, ed è una cooperativa che tuttora vige, esiste sul territorio, eroga servizi sociali, quindi gestisce servizi sociali a Miglianico e ad altri comuni che fanno parte sia dell'Unione che della provincia di Chieti. Certamente poter avere sul proprio territorio alcune strutture organizzate in questo modo è un vantaggio, perché si riesce a risolvere molti problemi, si riesce a dare ai cittadini delle risposte quasi in tempo reale. Fondamentalmente questo permette al cittadino stesso di rimanere sul territorio, sul proprio territorio, senza doversi spostare, senza dover andare nei vari centri per l'erogazione di questi servizi. Altra meravigliosa realtà che avete a Miglianico, davvero mi complimento, è il golf, il Miglianico Golf, no? Io però, prima di parlarne, vorrei mostrare la scheda che abbiamo girato a Miglianico. E anzi, per l'occasione vorrei ringraziare Nicola Mincone, è stato gentilissimo, e quindi grande ospitalità, siamo stati davvero contenti. Poi dirò anche qualche altra cosa sul Miglianico Golf. Vediamoci questa scheda, eccola qui. Miglianico probabilmente fu sede di uno stanziamento romano. In seguito, nell'alto medioevo, il borgo si sviluppò intorno alla rocca. Successivamente il castello divenne un importante presidio militare a difesa della Valle del Foro. Nel XV secolo vi aveva signoria la famiglia Orsini. Nel XVIII la famiglia Valignani di Chieti. Miglianico sorge su un colle posto a monte della confluenza fra il torrente Dendalo e il fiume Foro. Il suo territorio si estende per circa 23 km quadrati su un'area riccamente coltivata. Sovrastato dai resti del castello medievale Masci, accoglie la parrocchia di San Michele Arcangelo, con stucchi settecenteschi. Le festività e gli eventi da ricordare sono: la festa di San Pantaleone dal 26 al 28 luglio, la settimana dedicata a sport, tradizioni culinarie e artigianato locale dal 6 al 20 agosto e il Miglianico Tour, gara di podismo, la seconda settimana d'agosto.
Abbiamo visto altre belle immagini che riguardano Miglianico, soddisfatto anche lei, ormai lo chiedo a tutti. Sì, filmato, mette in evidenza gli aspetti salienti del nostro territorio, del nostro paese. Ecco, io volevo parlare appunto un attimo del Miglianico Golf, no? Il Miglianico Golf è una realtà straordinaria, funziona proprio sì, a 360 gradi, quasi tutto l'anno mi sembra. Sì, sì, è aperto tutto l'anno, c'è soltanto una chiusura nei primi 15 giorni di gennaio, soprattutto per problemi legati quindi alle condizioni atmosferiche. Sì, beh, certo, se nevica. Certo. Appunto, perché c'è bisogno di rigenerare un po' i green. Il Miglianico Golf nasce tanti anni fa per intuizione dell'allora sindaco, quindi io mi permetto di ricordarlo, Mario Micone. Ha subito nel corso degli anni delle vicissitudini un po' altalenanti e sì. Da circa 4 anni è stato ripreso in gestione dall'amministrazione comunale di Miglianico. Sì, ospita gare a sì, livello... ospita gare non soltanto di livello nazionale ma anche di livello internazionale. Diciamo che per Miglianico oggi il golf rappresenta il fiore all'occhiello e soprattutto rappresenta la struttura intorno alla quale noi vogliamo ripartire per promuovere non soltanto in Abruzzo, in Italia, ma anche all'estero l'immagine di Miglianico. Ripeto, è una gestione fatta dall'amministrazione direttamente attraverso una istituzione, l'istituzione Golf Miglianico. Stiamo avendo dei grossissimi risultati, siamo passati nell'arco di 3 anni da un numero di soci di 30-35 a oltre 150 soci. C'è una grandissima aspettativa sullo sviluppo di questo golf, ma soprattutto c'è una grandissima aspettativa per quello che può essere la realizzazione all'interno del campo da golf dei giochi del Mediterraneo. Ah, bene. Quindi, poi vedendoci anche all'estero, quindi queste immagini sicuramente sì, bene inviteranno a qualificare il nostro, sì, con regionali il magari, nostro territorio. Sì, a tornare. Sì. La settimana invece della gastronomia e del prodotto tipico locale che coincide, non è da meno, che sì, coincide con la Miglianico Tour, la sì, gara podistica. Diciamo che sì, sono due manifestazioni agganciate. La gara podistica, oramai siamo all'età adulta, siamo 35esima edizione, quindi è una valenza internazionale perché l'amico Mincone, che è il patrone della gara, è sì, riuscito a collocarlo a livello internazionale, mentre invece la settimana enogastronomica si chiama la settimana le contrade del piacere, viene realizzata nelle strutture quindi del centro storico di Miglianico, vede il coinvolgimento, questo è l'elemento caratterizzante di questa manifestazione, di tutte le famiglie delle varie contrade di Miglianico. Miglianico è strutturata con un centro abitato con 8 grosse contrade e durante quella settimana appartenenti alle varie contrade propongono dei piatti tipici delle varie contrade. Siamo alla 5ª edizione, abbiamo avuto un grosso successo nelle prime 3 edizioni, l'anno scorso purtroppo siamo stati penalizzati dalle condizioni climatiche, quest'anno ci stiamo attrezzando ancora di più, vogliamo dare molto spazio certo, a questa manifestazione certo, che le ripeto è un punto, una fonte di attrazione. Devo non complimentarmi soltanto, sindaco, con le cuoche del ristorante annesso al Miglianico Golf, davvero brave. Ci hanno detto che cucinano ancora alla vecchia maniera e poi evidentemente i prodotti sono genuini, sono sani come l'olio, il vino e poi il pane soprattutto. Indubbiamente per essere inseriti in quel contesto devono assolutamente proporre dei cibi genuini e soprattutto anche dei vini molto buoni di tipo locale. Grazie, salutiamo il comune di Miglianico. E andiamo ad incontrare il sindaco di Francavilla al Mare, Roberto Angelucci. Allora, caro sindaco, lei come abbiamo detto è figlio d'arte, no? Suo padre 25 anni è stato sindaco di Francavilla. Vorrei chiedere, lei è stato il fondatore nel 2002, mi sembra, mi corregga se erro, dell'Unica, no? Ma diciamo ecco, che 2002? Idea... Sì. Perché l'avevamo già in programma nei vari programmi elettorali, ecco, perché si credeva nel discorso dell'unione, certo, ma un'unione che doveva necessariamente, in questo caso, perché le unioni per legge sono nate più per i piccoli comuni, quello che diceva prima il prefetto, noi invece l'avevamo vista come unione per quest'area vasta sì, che raccoglie anche
all'interno le città di Chieti e Pescara. Quindi area urbana Chieti e Pescara, ma voi avete esteso l'invito un po' a tutti i comuni di quest'area urbana oppure sì, li avete scelti all'inizio? No. All'inizio abbiamo lavorato proprio per diverso tempo parlando e discutendo con tutti i comuni, compreso quello di Chieti e di Pescara, che erano quelli che dovevano essere più interessati alla vicenda. Però si evincono i vantaggi, come mai soltanto 9 hanno risposto? Esortiamo gli altri comuni ad aderire, ecco, potrebbe essere merito anche di questa trasmissione. Partecipare a un'unione indubbiamente porta i sindaci e le collettività a fare un passo indietro per quanto riguarda i discorsi dell'organizzazione del territorio, però poi porta a fare tanti passi in avanti per quanto riguarda il funzionamento dei servizi. Allora l'avere dentro Pescara e Chieti per noi all'inizio era fondamentale. Ho capito. Poi vista la chiusura mentale, politica, amministrativa, di sindaci di destra e di sinistra, quindi non c'è problema, nessun sindaco né prima né adesso di Pescara e Chieti è riuscito a portare in Consiglio Comunale, pur avendolo messo nel loro programma elettorale, in discussione, non in approvazione, ma in discussione il discorso dell'unica, che era la cosa che doveva salvare loro, che sono oggi assediati dal traffico, da tutti i problemi che ci sono. Noi piccoli invece abbiamo capito questo e l'abbiamo fatto, comunque anche senza la presenza di queste città un po' più grandi. E stiamo lavorando, devo dire che anche se c'è stato il cambio della guardia in alcuni comuni che erano stati fondatori, sindaci illuminati che sono arrivati hanno mantenuto l'impegno e stanno lavorando all'interno dell'Unione. È aperta l'Unione, lo statuto prevede l'ingresso di altri comuni se vogliono. O la collaborazione con altre unioni. Utilizziamo questa trasmissione anche per far passare questa informazione. Mi è arrivato... Dino non ha detto che lui è il coordinatore di un altro ente d'ambito sociale, del quale quasi tutti facciamo parte. Sì. Cioè noi stiamo lavorando insieme per mantenere alta la qualità dei servizi a tutti i livelli. Mi è giunta dalla dottoressa Frasca, della segreteria del sindaco di Pianella, la notizia di un importante riconoscimento che in qualche modo riguarda anche lei e vorrei leggerlo. Con la presente ho il piacere di annunciarvi che sabato 13 maggio 2006, quindi qualche giorno fa, nella città di San Miniato, in provincia di Pistoia, abbiamo ottenuto ufficialmente il riconoscimento dell'ingresso nel circuito Città SLO con la consegna di una targa da parte del presidente di Città SLO, signor Angelucci Roberto, sindaco di Francavilla al Mare. Allora, il nostro operato nel corso degli ultimi anni è stato tale da ottenere il punteggio necessario. Ecco, lei che ne è il presidente, è stato nel consiglio, ha fondato quasi questa Città SLO, ecco, quali sono i punti essenziali per meritare questo ambito riconoscimento di Città SLO? Lo stesso principio che abbiamo applicato per l'Unione, soltanto che per l'Unione non si richiedevano requisiti, nel senso la città così com'era si univa alle altre per cercare di superare i problemi. Per quanto riguarda invece il circuito della città SLO è una scommessa l'adesione, perché bisogna certificarsi e quindi superare almeno il 50% di tutti i requisiti. Ma perché SLO? Potrebbe essere SLO il contrario di ROC? No, vabbè, questo non c'entriamo in questa polemica che non abbiamo voluto affrontare. Non le piace quello di Roma. Nel 2000, tutto in quel periodo è successo. Dico perché SLO. Ecco, glielo dico. Sì. Tutto nel 2000 è successo, sia le unioni che le città SLO. Nel perché 2000. Quando finiscono i soldi, che lo Stato non ti manda più, ho detto devi mettere in moto la fantasia, devi mettere in moto la voglia di non arrenderti. E allora città SLO è la scommessa di una serie di sindaci che non vogliono più velocemente azzerare tutte quelle cose importanti che hanno sostenuto le nostre attività. Abbiamo visto i filmati prima dei comuni, le economie nostre sono state rette dall'agricoltura, dalla pesca, dall'artigianato, che erano state messe da parte perché era stata tolta la dignità a quei lavoratori. È come dire, quindi, è un po' il carattere di noi abruzzesi, è come dire forza forza e i nostri vecchi rispondono piano piano. Ecco. Piano, cioè valutare meglio le cose. Sono città che non sono monumenti, sono città che si svegliano la mattina e che vogliono vivere in modo accelerando
lentamente. A proposito di monumenti, anche per Francavilla al Mare abbiamo realizzato una bella scheda con delle belle immagini, anzi mi colgo l'occasione e mi consenta di ringraziare l'avvocato D'Argento, Antonio D'Argento, che ci ha ospitati a casa e ci ha fatto godere, soprattutto il tecnico ha goduto della vista, dei panorami che si scorgono dalla propria abitazione. Adesso li vedremo e quindi ecco qui, andiamo a vedere questa bella scheda di Francavilla al Mare che abbiamo intitolato Un colle che guarda verso il mare. Slow. Le prime notizie storiche di Francavilla al Mare risalgono all'XI-XII secolo. Alterne furono le vicende della città tra il XIII e il XVI secolo, quando i periodi di floridezza furono intervallati da periodi di calamità legate a pestilenze o invasioni turche. Francavilla al Mare si trova tra le foci del fiume Alento e del fiume Foro. L'abitato più antico sorge su un colle che degrada verso il mare. Le spiagge, basse e sabbiose, rendono la località ideale per un turismo marino. Numerosi gli eventi. Il Carnevale di Martedì Grasso, la Mostra Mercato del Fiore l'ultima domenica di aprile, la processione delle barche in onore di Santa Liberata il 1 maggio, la festa di Sant'Alfonso il 31 luglio, il premio Michetti a metà luglio e la festa di San Franco, patrono della città, dal 14 al 18 agosto. La chiesa di Santa Maria Maggiore, opera del professor Ludovico Quaroni, selezionata su concorso nazionale del 1950, è uno degli esempi più significativi dell'architettura italiana del dopoguerra. Decorata da Andrea Pietro Cascella, racchiude numerose sculture di particolare valore artistico. Custodisce nel tesoro di San Franco cimeli di argenterie e oreficerie antichi, tra cui il celebre ostensorio di Nicola da Guardiagrele, 1413. Questo edificio è sede degli uffici comunali ed è stato terminato nel 1992. Questi ruderi appartengono a parte della sagrestia della chiesa gotica di San Francesco, sorta con il titolo di San Giovanni Battista. Abbandonata nel 1800, ha subito la rovina dell'ultima guerra, dicembre 1943. Il convento francescano dell'Osservanza, edificato nel XVI secolo dai frati francescani, fu ceduto dal comune di Francavilla al Mare al pittore Francesco Paolo Michetti, ai primi del 1880. Questo ne fece la propria abitazione e studio pittorico, circondandosi di tutti i personaggi dell'epoca, come Tosti, D'Annunzio, Barbella ed altri, dando vita al cenacolo della cultura italiana, fine 800, inizi 900. Qui nacque la canzone in vernacolo abruzzese La Violetta che state ascoltando. Fu musicata da Francesco Paolo Tosti su versi di Tommaso Bruni il lunedì di Pasqua del 1888. Altre belle immagini che passano, che ci rinfrancano il cuore, e quindi contento il sindaco del servizio che abbiamo realizzato. Grazie, e sono venuti a trovare, a salutare, ad onorare con la loro presenza il comune di Francavilla al Mare, il coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla. Buonasera. 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 Allora, Corinne, ci faranno adesso ascoltare un brano, dopo sentiremo anche il presidente di questo coro. Che cosa? Intanto presentiamo il maestro, no? Certo. Allora, adesso lasciamo spazio al maestro Fausto Esposito e al suo coro, il coro Francesco Paolo Tosti, che si esibiranno nel brano Chi va e chi v'è di Antonio Di Iorio.
Grazie. Benissimo, allora alla fisarmonica abbiamo Diana Baboro e il collega che è stato presentato prima, ci fanno ascoltare questo bel brano e noi ce lo ascoltiamo davvero in religioso silenzio. Prego. Il coro Francesco Paolo Tosti, ringraziamo il maestro Fausto Esposito. Allora andiamo a salutare il presidente di questo coro che vanta tradizioni ma soprattutto esibizioni importanti. Salutiamo il presidente Antonio Paolini. Buonasera presidente. Buonasera. Complimenti. Grazie. Allora, da quanti anni siete dunque questo coro? Sì. Questo coro nasce dall'89, quindi ormai 17enne. Sì. È formata dall'incirca 40 coristi amanti del nostro canto e sempre ancora diretti dal maestro Fausto Esposito. Per 17 anni ha sempre diretto lui. Complimenti, so che vi siete esibiti al cospetto del Papa in sala Nervi. È uno dei tanti, ma che mi piace ricordare. È rimasto nel nostro cuore. Qua c'è anche una foto, se si può vedere. Certo, certo. Ecco, dove il Papa si è esibito con noi in piedi. Ecco, il Papa Boitio. Anche lui ha cantato, no? Ha cantato anche lui in mezzo a noi. Incredibile, guarda, ecco. Facciamo un applauso. Grazie, presidente. Dopo ci rincontriamo dopo. Grazie a voi. Ringraziamo il sindaco Angelucci di Francavilla e complimenti per le iniziative. Mi avevano detto, mi raccomando, il sindaco che parla troppo se via il microfono. No, per... non parla. Grazie, grazie. Per l'Unione non parla. Allora, adesso andiamo ad incontrare il sindaco di Torrevecchia Teatina, Marino.
Mincone. Dottor Marino, mi scuso per prima. Nessun problema. Altro nome, Maurizio però. Poi ti può capitare nella migliore famiglia. Allora, no, è che mi conoscono a Torrevecchia solo come dottor Marino, per cui sarebbe un'offesa per loro. Certo. Allora, abbiamo letto che la storia di Torrevecchia è legata a quella della vicina Chieti, no? Sì. Si legge un po' qui, un po' lì questa cosa. Ma forse una volta, oppure esiste ancora questo legame? Beh, il legame territoriale esiste, sì, perché noi siamo vicinissimi a Chieti. Però proprio questo legame così forte forse ci ha fatti passare un po' in secondo piano ed è uno dei motivi per cui noi come gruppo adesso di maggioranza da circa 7 anni ci siamo impegnati per Torrevecchia. Cioè noi volevamo dare proprio una dignità al nostro piccolo paese di circa 4.000 abitanti, perché vedevamo che in effetti a me sono piaciute molto le diapositive e anche i filmati precedenti, ho visto dei bei paesi, Pianella, Bucchianico, Miglianico, Francavilla. Ciò dimostra che il nostro Abruzzo è meraviglioso. Esatto. E questo mi ha anche un po' creato una certa invidia, perché ci sono paesi che hanno una storia, paesi che hanno dei contenuti. Torrevecchia purtroppo non ha tutta questo vissuto, è un paese che nasce da circa 2 secoli, nasce intorno al Palazzo Valignani, costruito dal 1754 da Federico Valignani, è da lì che parte un po' la nostra storia. E questa storia, quindi questa diversità rispetto ai borghi che abbiamo testé citato, ci ha fatto sempre un po' vivere una certa sudditanza psicologica. Però adesso si parla di autonomie locali, adesso, quindi la parola, sì, lo dice, no? Io penso che negli ultimi anni, per fortuna anche, attraverso questo palazzo ducale ristrutturato dalla precedente amministrazione abbiamo avuto la fortuna così di avere un rapporto molto forte con l'università ad Annunzio e da qualche tempo è sede di Università Telematica Leonardo da Vinci, che penso che sia la terza in Italia addirittura. Certo, so che lì vi si svolgono importanti convegni, sia di medicina, un po' spaziate in tutti i campi, sì. Ma ne parleremo, faremo vedere l'interno del Palazzo Ducale tra poco. Io intanto voglio complimentarmi con lei per il campus, avete realizzato un campus con vari edifici importanti, pubblici, tipo la scuola, tipo il palazzetto dello sport, certo, no? Sì, ecco. Sì, beh, oddio, quello era un atto dovuto un po' verso ai nostri cittadini. Abbiamo fatto soprattutto il palazzetto dello sport, abbiamo la fortuna di avere le strutture molto vicine e queste ci ha un po' creato l'opportunità di fare questo piccolo campus nel nostro paese che stiamo abbellendo quasi quotidianamente. Oh, senta, poi vedremo anche il campus. E qual è il prossimo progetto che vedrà la luce a Torrevecchia Teatina? Oltre l'università telematica che assorbe notevolmente così le nostre energie, perché da lì partono tutta una serie di considerazioni su servizi che si stanno creando sul territorio, ritengo di primaria importanza sicuramente la creazione dell'hospice. L'hospice è una struttura, è un piccolo ospedale che siamo nella fase ormai del progetto esecutivo, proprio domani c'è un incontro importante per i pareri che mi dovranno poi dare e da qui poi partirà questo piccolo ospedale per le cure delle malattie terminali. Io sono medico, ho a fianco altri medici. Capiamo benissimo questo grandissimo problema e devastante problema che ormai ci investe quotidianamente, ci investe come operatori, ma ci investe anche nella famiglia stessa. Ormai il problema delle malattie neoplastiche è un problema di quotidiana rilevanza e purtroppo i servizi non sono sempre all'altezza della problematica stessa. Mi consenta di aggiungere che occorre anche investire, cioè investe come sensibilità, ma occorre investire nella ricerca. Sì, sicuramente, quindi, diamo l'occasione per ricordare questo atto dovuto, no? Certo, infatti l'università Colcesi penso che stia facendo delle grandi cose a riguardo, ma il nostro è un obiettivo molto più limitato e piccolo, ma vuole essere soltanto molto importante perché vuole essere dare dignità
a quelle persone che in quelle fasi terminali della loro esistenza purtroppo si vedono abbandonati loro e abbandonati anche le loro famiglie da questo rilevante problema di cui sì. Purtroppo se ne sente quotidianamente così la forza e il vigore. Certo, allora prima di continuare a tornare sul discorso su Torre Vecchia e commentare alcune diapositive con lei, carissimo Sindaco, io vorrei ringraziare l'architetto Marinucci che appunto ci ha fatto da guida preziosa attraverso i luoghi suggestivi che adesso vedrete attraverso questa bella scheda che abbiamo realizzato su Torre Vecchia Teatina. Vediamo. La storia di Torre Vecchia Teatina è strettamente legata a quella della vicina Chieti. Torre Vecchia sorge su una dorsale collinare tra i torrenti Iozzo e Vallaspra, affluenti di sinistra del fiume Alento. Il suo territorio si estende per circa 15 km quadrati su un'area ricca di coltivazioni. Nel centro abitato è ben conservato il Palazzo Ducale Valignani, in cui si tengono interessanti iniziative culturali. E ha sede una scuola di alta formazione istituita dall'Università d'Annunzio. Il palazzo, definito nel 1743 dall'allora signore di Torre Vecchia Federico Valignani, presenta la tipica formazione di palazzetto fortificato con la torre cilindrica sul lato sinistro. Questa fu costruita fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Il successivo ampliamento avvenne tra il XIV e il XV secolo con la erezione della chiesa dedicata a San Rocco. Nel palazzo si possono ammirare il cortile interno, l'auditorium realizzato nell'ex chiesa di San Rocco, e il giardino, che concepito come orto botanico, voleva essere la rievocazione del mito pastorale. Per la fornitura dell'acqua fu realizzato nel XVIII secolo un serbatoio idrico ancora esistente. Tra le strutture pubbliche realizzate recentemente a Torre Vecchia Teatina, la scuola elementare e il palazzetto dello sport. Da ricordare la sagra del vino l'11 e il 12 agosto, la festa di San Rocco il 16 agosto, la festa di San Gabriele il 17 agosto e la sfilata di moda l'8 agosto. Caro Sindaco, le sono piaciute queste immagini? Molto, sì, perché sì, poi sì. La televisione valorizza un po', no? Vedevo che sì, passava un vecchio serbatoio. Sicuramente puntualizza. Una vecchia cisterna idrica, sì. Il Sindaco Angelucci le chiedeva qualche cosa e diceva sì, perché sì. Non la... cioè qualche cosa le stava dicendo. Sì, sì, no, stavamo parlando di un possibile e immediato recupero, dobbiamo vedere adesso con i privati. Anche perché è al centro di un borgo rurale, certo. Ma adesso l'andremo a vedere. Vediamo, abbiamo una diapositiva che è appunto riguardante il Palazzo Ducale, Palazzo Valignani, con la sua torre, diciamo, cilindrica, eccola qui. Allora, possiamo commentare queste immagini? Dica due cose su questo bel palazzo. Questo bel palazzo, come dicevo prima, è un po' la storia di Torre Vecchia. Sì. È stato costruito da Federico Valignani, riprendendo un po' quella che era Villa d'Este di Tivoli. Sì. E da lì poi si è sviluppato tutto il nostro... piccolo paese, diciamo così. Prima ancora Torre Vecchia è un po' dislocata su tre frazioni
L'idea nostra è stata quella proprio di creare un momento di sintesi affinché si potesse proprio ridefinire questo nostro territorio attraverso un simbolo, un emblema che appunto l'università forse ci sta facendo creare. Ecco, la posizione di questa torre era a controllo, no? Le torri, noi essendo proprio sulla collina che guarda il mare, quindi abbiamo una posizione geografica favorevole, e avevamo parecchie di queste torri che guardavano il mare, erano un po' proprio torre di avvistamento. Anche perché era passaggio di greggi, mi sembra. Passaggio di greggi, ma erano anche torri di controllo per eventuali invasioni, dei saraceni soprattutto. Dei saraceni, certo. Ecco, vediamo un'altra diapositiva, un'altra bella immagine. Prima abbiamo accennato al serbatoio, questo antico serbatoio che è al centro di un borgo rurale. Che però evoca sentimenti, cioè voglio dire. Questa è veramente l'unica cosa importante che abbiamo. Addirittura si pensa, così come diceva l'architetto Marinucci, che è un po' il nostro storico di riferimento, si pensa che sotto questa torre o comunque nelle vicinanze ci siano delle case romane addirittura. Addirittura si pensa questo qui. Perché anche la sovrintendenza pensa che sul nostro territorio, soprattutto in quella zona, ci siano dei resti romani, e infatti ogni volta che dobbiamo fare un'opera pubblica abbiamo dei seri problemi. Funzione di questa torre, torre invece, qual era anticamente? Quella di fornire l'acqua? Sì, esatto, dalla parte più alta. Quindi irrigava appunto le fontane del giardino che erano appunto del conte, del barone Valignani. Di Valignani. Benissimo, c'è stata un'altra torre che purtroppo è stata distrutta, quella che andava per la vecchia strada della quello che porta a Francavilla. Quella che porta a Francavilla, c'era un'altra torre che purtroppo non esiste più. E questo dispiace quando non ci sono più questi monumenti. Queste realtà purtroppo che vanno via, questo qui è una grande perdita, un patrimonio che perdiamo. Allora, io intanto ringrazio il dottor Marino Mincone, il sindaco di Torrevecchia Teatina, salutiamo il comune di Torrevecchia. E abbiamo iniziato con il prefetto di Chieti, il dottor Aldo Vaccaro, e vorrei tornare su di lui. Intanto, eccellenza, sentendo e vedendo tante belle immagini, sentendo tante cose interessanti sui comuni, no? Ecco, che tipo di considerazioni lei, magari mentre vedeva, avrà pensato qualche cosa? Le posso strappare, ecco, magari una considerazione? Ma io quello che vorrei dirle, se mi permettete, una confessione. Sì. Quando il Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2001, come ricordava lei, mi assegnò la provincia di Chieti, disse: oddio, dove sono andato? Dove sta Chieti? In Abruzzo, così lontano da Roma. Sì. Bene, non è sciovinismo quello che voglio dire adesso. Adesso mi sono innamorato della provincia di Chieti e dell'intero Abruzzo. Ho avuto occasione di visitare forse la metà dei 104 comuni. Io avrei fatto un applauso per lei, per queste cose. Ho avuto il piacere e l'onore di andare a visitare forse la metà dei comuni della provincia. E come si diceva, ogni volta ho appreso qualcosa, ho visto che il comune non è soltanto un'entità messa sulla carta geografica, occorre veramente andare a guardare e visitare questi comuni. Si aggiungono sempre tesori in più, no? Non c'è sempre qualche cosa. Guardi, basti considerare che nei nostri comuni, ognuno di quei comuni ha il castello, la rocca, eccetera, è qualche cosa di meraviglioso, di bellissimo. Ricordavo prima del Presidente della Repubblica che disse che soprattutto i piccoli comuni sono l'ultimo baluardo contro il dissesto idrogeologico. Se spariscono questi comuni dalle nostre montagne, dalle cime delle nostre colline, il terreno dell'Abruzzo, che purtroppo già lascia a desiderare, completamente abbandonato,
peggiorerà la situazione. Sì, quindi io veramente. Il presidente Ciampi sui borghi, no? E sui borghi. Sui borghi soprattutto, molto a cuore al presidente Lega. Veramente faccio gli auguri più cari e affettuosi a tutti i miei. A tutti i miei sindaci che possano portare avanti. No, le ho fatto questa domanda perché l'ho vista piacevolmente sorpresa mentre scorrevano le immagini. Sì. Io vorrei tornare un attimo ai compiti delle prefetture. Tra questi c'è quello di coordinare gli organi preposti a vigilare sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, no? Io la domanda, c'è da stare tranquilli? Non gliela faccio. Però non le nego, caro prefetto, che me lo auspico. Si possa stare tranquilli a livello di criminalità, di microcriminalità. Ecco, come stiamo messi in provincia di Chieti? Guardi, è indubbio che la domanda che più si pone da parte della nostra società con maggiore forza è domanda di sicurezza. Sicurezza intesa non soltanto nel senso di sicurezza personale, ma sicurezza dei propri beni, del proprio patrimonio. Una cosa voglio dire, di sicuro nell'Abruzzo non ci sono infiltrazioni mafiose, di sicuro nell'Abruzzo non ci sono organizzazioni malavitose, delinquenziali. Certo, ci sono quei reati, soprattutto quelli di tipo predatorio, che suscitano la perplessità delle popolazioni, suscitano allarme nella popolazione. Però nel complesso, la regione Abruzzo non è certamente l'ultima per quanto riguarda la sicurezza. Io le ringrazio della domanda perché mi consente di ringraziare le forze dell'ordine che pur in carenza di personale veramente consistente fanno di tutto per assicurare una convivenza civile. Però vorrei dire una cosa, sicurezza, ordine pubblico, non significa delegare puramente e semplicemente alle forze dell'ordine la tutela del nostro diritto alla vita, del nostro come diritto dire, al patrimonio. Come dire, ognuno faccia il suo. Ognuno faccia il suo. Bene. Oggi occorre una sinergia tra tutte le istituzioni, ivi compresi i signori sindaci che sono qui presenti, ma dello stesso cittadino che non deve considerarsi soltanto soggetto passivo, certo, dell'azione delle forze dell'ordine, ma deve essere attivo, deve avere fiducia nelle forze dell'ordine. La festa della polizia, e chiudo, mi fa sé, è stata improntata negli ultimi anni al motto vicini alla gente. Sì, vicini alla gente, ma corrispondentemente la gente deve essere vicino alle forze dell'ordine. Il prefetto della provincia di Chieti, Aldo Vaccaro. Grazie eccellenza. Grazie a lei. C'è stato un arresto particolare, clamoroso, ma non voglio parlare di questo, ha messo un po' in imbarazzo l'ambiente, ma questo qui è un programma di festa e quindi noi vogliamo concludere con il coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla al Mare, con il proprio presidente che io appunto vorrei salutare. Buonasera presidente. Allora, io intanto le vorrei chiedere qualche cosa sul coro, perché prima abbiamo messo qualche tappa importante, siete stati anche all'estero, mi sembra. Sì. Siamo andati per ben 3 volte in Ungheria, dove abbiamo avuto un gemellaggio con un coro magiaro. Sempre con lo stesso maestro, sempre, stesse fisarmonie. Sì. E stiamo tuttora quest'anno programmando il quarto viaggio. Sì. Con la speranza che vada a buon fine. Questo voglio dire, perché si dice la qualità resiste nel tempo, bronzi di Riace, cioè vedendo sempre lo stesso maestro, significa che è un sodalizio che funziona. Sì. No, avete preparato, lei intanto è anche poeta, mi sembra, no? No, ci mancherebbe. Sì. Scrivo qualche rima così. Sì, se ce ne regala una di rima. Ecco, io volevo parlare proprio di questo coro, visto che prima ne ho detto poco. La storia di questo coro in rime, se è possibile. Sì, se non si allunga troppo. Un minuto e mezzo massimo. Quanti? Un minuto e mezzo io lo voglio concedere. Prego. Va bene, sì, posso un altro minuto se ne passa per aprire la cartellina. No, ce l'ha già preparata, perché allora, dopo dobbiamo chiudere con un brano. Pronto. Sì. All'89, sto coronato, da tanta gente gli esse formate. Chi fa arte, chi mestiere, ma per cantate lo pensiero.
nuove name da Francaville, gente brava, gente tranquilla. Beh, queste parole fa parte un po' dell'arte, le buone e le malamente, sta a tutte le parti. Questo tempo che ha passato, ah, a quanta parte abbiamo stato, tempo nero abbiamo passato, ma tanti applausi ci ha premiato. A tanta parte abbiamo ido, ci siamo tanto divertite. A quanta parte abbiamo stato, pure a Roma, nenza lo papa. Da Caserta a Pordenone, non abbiamo detto mai canone. E le TV, quelle private, ce ne sta una che si è salvata. E per finire, e dirne una, ci hanno viste su Rai 1. Ma la cosa bella, alla mente mi resta, tre volte siamo andati a Budapest. Ci si è arricchiti d'esperienza, conoscendo tanta gente, fatta amici, gente amata, chiude una si è innamorata. E mo, quando noi siamo ancora lì, per questa piazza a divertire, che sacrifici, che tenace, portiamo pure un po' di pace. Antonio Paolini! Grazie. Preparatevi per un altro brano. Complimenti. Grazie. Grazie. È il presidente del coro di Francaville al Mare, Francesco Paolo Tosti. Allora, Corinne, la nostra hostess di studio che sostituisce Simona Renzetti, che è impegnata su All TV, su Sky, e quindi non è qui, la salutiamo. Allora, presentiamo quest'ultimo pezzo, ci avviciniamo ormai alla chiusura davvero della puntata, una puntata interessante. A te, Corinne. Prego, lascio spazio al coro Tosti e al maestro Esposito che ci allieteranno con il brano Marrocco e Frusce. Prego. Allora abbiamo terminato questa bella puntata, questa prima puntata voluta e sponsorizzata dall'Unica, che è l'Unione dei Comuni Area Urbana Chieti Pescara. Ringrazio tutti gli intervenuti, il prefetto in particolare della provincia Aldo Vaccaro, della provincia di Chieti, e la nostra Corinne, il coro che è venuto a trovarci, i sindaci soprattutto e i telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci sino a quest'ora. Ma il grande applauso con tutto il cuore lo voglio regalare, lo voglio fare, attribuire ai corregionali che ci vedranno all'estero attraverso UnoSat. Grazie e alla prossima settimana con un'altra bella puntata sui comuni dell'Unica. Ciao!